Host 2019, ci troviamo allo stand di Evoca Group, la più grande azienda di produzione di distributori automatici e macchine per l'oreca al mondo, e siamo in compagnia di Luca Alemanni, il responsabile vendite Italia per la distribuzione automatica ma anche per l'oreca. Luca, bentornato. Grazie a tutti, buongiorno, grazie Fabio, è un piacere essere qui, è un piacere essere a Host, che davvero rappresenta la più grande fiera internazionale dedicata alla fuori casa. Noi come Evoca abbiamo deciso di presentarci in grande stile con una gamma di macchine che ormai veramente facciamo fatica a posizionare sullo stand, perché tra marchi e novità copriamo davvero un settore veramente ampio. E allora, da dove cominciamo? Intanto diciamo che siamo al quinto giorno, è l'ultimo giorno di esposizione. Possiamo dire a buona ragione che questa è davvero una delle più grandi esposizioni al mondo in questo comparto. Siamo entrambi piuttosto provati, dopo tanti giorni, io dopo tante interviste, tu dopo tante spiegazioni ai clienti, ho dovuto attendere oltre un'ora per poterlo tirar via da tutti coloro che ti tenevano ben stretto per avere spiegazioni su tutte le novità presentate. E dunque, da dove iniziamo? Beh, io direi iniziamo sicuramente da Gaggia. Gaggia si presenta oggi con una gamma importante di macchine. Abbiamo lanciato dei nuovi modelli sia per quanto riguarda le macchine tradizionali sia per quanto riguarda le super automatiche. Oggi ci offriamo quindi al mercato con un'offerta, ci presentiamo al mercato con un'offerta davvero ampia. Partirei sicuramente dalla Radiosa, che è la nostra super automatica di punta. Una macchina che offre un nuovo sistema per il trattamento del latte, che si chiama EvoMilk. Questo sistema consente di ottenere sia latte montato freddo che caldo, con un effetto veramente eccezionale, direi veramente sorprendente. Chi lo ha visto in funzione se n'è innamorato e non vede l'ora di poterla provare. Loro la stavano vedendo proprio mentre tu ne parlavi. Devo dire che anch'io, prima, quando l'ho assaggiato, ho potuto apprezzare il modo in cui è andata a montare il latte. Assolutamente sì, stiamo ricevendo veramente tanti e ottimi feedback. Poi continuerei per quanto riguarda la gamma delle tradizionali. Oggi Gaggia si presenta non più con il suo modello di punta, la Reale, che ci ha consentito di rilanciare il marchio, questo iconico marchio nel mondo. Gaggia si presenta con un completamento di gamma importante. Abbiamo voluto segmentare ulteriormente l'offerta parlando di macchine come la Giusta, la Decisa e la Precisa, che vogliono proprio formare un completamento ideale per una giusta segmentazione del mercato. La Reale, il nostro modello di punta, viene presentata anche con una tecnologia che si chiama DFC, Dynamic Flow Control, che consente al barista, un barista che è sempre più demanding, che sempre vuole seguire queste tendenze di oggi per quanto riguarda lo specialty coffee, questa tecnologia consente al barista di ottimizzare l'erogazione a seconda del tipo di miscela o di monorigine che utilizza. Quindi un miglior controllo della tecnologia in funzione dell'utilizzatore finale e di una migliore esperienza di consumo. Insomma, possiamo dire tanta roba. Tantissima roba, ma non è finita qua. Ricordiamoci che Evoca, tra i marchi, oltre all'Oreca, è famosa anche per quanto riguarda il vending, e qui, seppur in forma ridotta, perché la fiera nell'Oreca è ovviamente palesemente Oreca, ci siamo presentati con un'offerta di macchine che bussano alla porta di questo settore. Ci presentiamo infatti con la nuova Maestro nella versione con il tè in foglie. Quello che sperimentiamo in un mondo Oreca, una maggiore ricerca di qualità, una maggiore ricerca di sviluppare i consumi, sviluppare le abitudini del consumatore dando delle risposte concrete, sono proprio rappresentati da questi modelli. Il Maestro con tè in foglie, con il bicchierone, con gli sciroppi. Diciamo che facciamo una bevanda tailor made per il nostro consumatore finale.
Oltre a maestro presentiamo Orchestra, il modello snack and food nuovo per eccellenza della gamma Impulse, come lo chiamiamo noi, che ha questo vassoio trasparente proprio per poter presentare in maniera più bella, più ampia, più solare i prodotti che vengono posizionati, con dei consumi energetici molto bassi. E abbiamo presentato anche, per quanto riguarda il marchio Ducale, la City 300, il primo tabletop di Ducale con all'interno tantissima tecnologia: un sottovuoto, una trasparenza, un numero di contenitori solubili fino a 9, di fatto è una stazione, una coffee station completa, topping, doppio bicchiere, insomma chi più ne ha più ne metta. Macchina in questo caso che tutto il mercato considera il top di gamma, per dirla all'italiana, la Ferrari dei distributori automatici. Sì, Ducale rappresenta effettivamente la Ferrari della nostra offerta, soprattutto con dei modelli che addirittura alcuni operatori dell'Oreca non abituati a questo tipo di attrezzature ci chiedono: ma questa macchina può addirittura essere messa al posto di una macchina Oreca? Beh, probabilmente sì, in certe locazioni potrebbe anche essere così. Sicuro di aver detto proprio tutto? In effetti no. È che i prodotti sono così tanti. Effettivamente abbiamo anche presentato una nuova macchina marchio Saeco, altro marchio molto importante per Evoca. Si tratta della nuova Royal, una macchina per l'OCS, che presentiamo in tre modelli e tre versioni diverse: una solo caffè e latte, e una versione one touch cappuccino, dove semplicemente premendo un pulsante si può ottenere un cappuccino con latte fresco da una macchina che vedrete vi stupirà. Grazie Luca, sei stato perfetto nei tempi e nelle spiegazioni, viste le tante novità da dover presentare in pochi minuti, io dico sempre nei tempi televisivi. Noi ci rivedremo alla prossima occasione, che suppongo sarà il SIGEP 2020 o addirittura Venditalia, proprio per la fiera della distribuzione automatica. Ringrazio te e ti invito a salutare gli amici di Oreca TV.it. Un saluto a tutti e alla prossima.